Salgono ancora i casi positivi, quasi 6.000, numero record di tamponi effettuati, balzo di ricoveri nelle terapie intensive, il TG2 su un'ambulanza per l'emergenza Covid. Conte alla Camera, i recovery è occasione unica di sviluppo, la maggioranza è necessario coinvolgere le opposizioni, centrodestra all'attacco, no ad un paese di spioni. Dal Cura Italia al decreto agosto, le risorse stanziate dal governo per l'emergenza Covid rischiano di rimanere sulla carta, mancano oltre 200 decreti attuativi. Superati 38 milioni di casi nel mondo, record di contagi in Germania e in Gran Bretagna, in vigore la legge sui tre livelli di restrizione, attesa per il discorso di Macron. Arrestata per peculato a Milano la collaboratrice vicina al cardinale Becciu, Cecilia Marogna, avrebbe speso 500.000 euro della Santa Sede in acquisti di beni di lusso. Buongiorno dal TG2, in primo piano i numeri dei contagi che, come avete sentito, nel nostro paese sono ancora in crescita. In una settimana si registra...